Udinese torna dopo 35 giorni di Natale, 11 gol in 14 partite. Nella Lazio riflettori su Floccari, doppietta al debutto. Floccari schierato con Zárate e Rocchi, tridente puro dunque. L'Udinese costretta al primo cambio al 13esimo, fuori Domizzi, dentro coda a far coppia con Zapata al centro della difesa. 16esimo, punizione di Baronio, svetta Sergio Floccari, colpo di testa, Lazio in vantaggio, terza rete in 4 giorni per l'attaccante, difesa friulana piazzata male, Floccari salta pressoché indisturbato fra Zapata e Basta. L'Udinese è senza D'Agostino, problemi muscolari e le idee a centrocampo scarseggiano, ci prova Inler al 20esimo, sul fondo. Così Floro Flores su Radu, Bergonzi assegna la punizione ma non estrae il cartellino. 27esimo, punizione Udinese di Natale dai 25 metri, capolavoro, palla nell'angolo, inutile il volo di Muslera. Totò di Natale, rete numero 12, scavalca Milito e torna in testa in solitario alla classifica cannonieri. È il momento migliore dell'Udinese, sponda di Zapata, San Marco calcia colpo sicuro, Muslera compie una prodezza. 38esimo. Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, pallone per Isla che ci prova da fuori destro a girare, altro brivido per Muslera. 43esimo, ancora Udinese, di Natale per Floro Flores, pregevole il controllo aereo, da dimenticare la conclusione. Per rivedere la Lazio bisogna aspettare la punizione di Zárate in pieno recupero ed è una buona opportunità per la squadra di Ballardini. La ripresa si apre con l'Udinese in attacco. Ci prova Inler e per 40 minuti rimarrà questa l'unica azione degna di riproposizione. Per il resto solo ammonizioni pesanti, quelle per lo stesso Inler e per Kolarov che erano diffidati. E poi sostituzioni da una parte e dall'altra. Mauri per Rocchi, Siqueira per San Marco, Sanchez per Pepe e Brocchi per Baronio. Succede molto invece dal 42esimo in poi. Subito la conclusione di Sanchez alla cui maglia si aggrappa Kolarov. 44esimo. Firmani per Mauri, Basta scivola, più facile segnare che sbagliare, Mauri inciampa e manca il pallone. 47esimo, Basta, pesca Siqueira nel cuore dell'area laziale, il sinistro, Muslera copre bene il primo palo. Quarto e ultimo minuto di recupero, altra discesa di Basta sulla destra, il cross. Stendardo rinvia sui piedi di Di Natale, destro dal limite, non all'altezza delle potenzialità del numero 10. La seconda metà del primo tempo e lo scorcio finale di partita, mezz'ora da vera Udinese, non è bastata la squadra di De Biasi per tornare alla vittoria. Il forfè di D'Agostino ha privato l'orchestra del suo abituale direttore, al resto ha provveduto l'assenza di una vera prima punta, non lo sono né Di Natale né Floro Flores e Corradi è rimasto in panchina. La Lazio invece si coccola a Floccari più che mai, l'acquisto più azzeccato finora del mercato di gennaio, un gol anche oggi anche tanto lavoro sporco. Il tridente visto per un'ora rischia però di essere un lusso per Ballardini, lo dicono anche le prestazioni tutto sommato anonime di Rocchi e di Zárate, costretti a coprire porzioni di campo decisamente superiori al solito. È tutto, linea Franco Lauro. Grazie a Stefano Bizzotto, tre episodi.